Ciao, mi chiamo Maria e per chi non mi conoscesse, sono un nutrizionista specializzata in disturbi intestinali, lotta alla cellulite e dimagrimento. Se ti interessano tematiche come perdita di peso, ricette sane e come combattere la cellulite, sei nel posto giusto. Iscriviti al mio canale per rimanere sempre aggiornato sulle nuove tematiche e se ti va, lasciami un commento sugli argomenti che vorresti venissero trattati. Oggi vorrei raccontarvi qualcosa che forse non sapete sulla pasta e come renderla più nutriente e digeribile. La pasta è una vera e propria forma d'arte. Pensate che esistono più di 300 tipologie di formati, cotture e palature diverse. Ognuna racchiude la sua storia e un mondo a sé. Sono quattro però i formati più consumati in Italia: penne, rigatoni, fusilli e in particolar modo gli spaghetti, che sono il formato che viene consumato di più in assoluto. Sapete che sono diventati famosi grazie ai napoletani? Stiamo parlando del 1800, periodo in cui i lazzaroni li consumavano per le vie della città, diventando una vera e propria attrazione turistica per gli stranieri. La cottura migliore che possiamo fare è quella al dente, che rende il suo amido meno digeribile, rallentando il suo assorbimento e abbassando l'indice glicemico dell'alimento. A proposito, vi lascio qui il link per vedere il mio approfondimento su come ridurre i picchi glicemici. Una volta scolata, passiamo al sugo. Il condimento migliore è quello a base di verdure. Infatti, le verdure aggiungono tantissime fibre che permettono di migliorare i livelli della glicemia, ma anche non sovraccaricare di calorie il nostro piatto, migliorando l'indice insulinico, a differenza di una pasta al ragù oppure delle lasagne. Via libera quindi alla pasta al pomodoro e basilico, pasta all'ortolana oppure insalata di pasta con un mix di verdure di stagione. Il sugo di pomodoro è un ottimo condimento perché contiene una serie di antiossidanti che permettono di avere uno scudo contro le patologie cardiovascolari. Un'altra cosa che forse non sapete è che la pasta contiene anche proteine, circa 12 grammi per 100 grammi di prodotto. Tuttavia non ha un profilo aminoacidico completo, per questo motivo andrebbe abbinata ad una fonte di legumi per fornire proteine ad alto valore biologico. Quindi possiamo creare combinazioni come pasta ai fagioli, pasta ai piselli o pasta alle lenticchie. Vi consiglio sempre di optare per la versione integrale ricca di fibre che permettono una digestione migliore e abbassano i livelli di colesterolo e trigliceridi. E voi? Che pasta preferite? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel mi piace e iscrivetevi qui al mio canale per rimanere sempre aggiornati senza dimenticare di attivare anche la campanellina. Vi aspetto al prossimo video. Ciao!